Giovanni Marmori, orchestra di Armando Savini. Loro sono pronti. Aspetta, no? Vuoi partire subito? Aspetta. Lo so che fremi dalla voglia. Fremi dalla voglia di ripartire, eh? Aspetta un attimo. Allora, l'orchestra di Armando Savini è di? È di Castrocaro. Di Castrocaro Terme. Sta andando bene. State facendo una marea di serate in giro. Tu invece da quanto tempo sei con l'orchestra? No, da quanto tempo sei con l'orchestra? Saranno... No, quasi 4 anni. Quasi 4 anni. Che invece suoni la fisarmonica? Adesso non più. Da quanto tempo è che la suoni? Il pianoforte. Da quanto tempo? Ho cominciato 8 anni a studiarla. A studiarla. Un po' di anni che ho smesso. E stasera ti ripresenti con la fisarmonica? Ti ripresenti con la fisarmonica. È un ritorno. È un ritorno alla fisarmonica. I brani che ci fai ascoltare? Carnevale di Venezia. Un brano. Primo il Carnevale di Venezia, poi? Anna. Allora, il Carnevale di Venezia e poi Anna. Non sei emozionato, no? No, parla con una voce sottilissima. Bene, facciamo ancora un applauso. Parte Gianni Valmori. Thank you.
Gianni Valmori con l'orchestra di Armando Savini. Ancora un applauso, Gianni Valmori e l'orchestra di Armando Savini, bravi anche loro. Bene, li lasciamo scendere un attimo dal palco e noi continuiamo sempre dal Madison di Riva Azzurra, adesso con una sorpresa veramente eccezionale. Prima di annunciare l'ospite, il grande ospite di questa serata, vorrei dire a tutti i fisarmonicisti che si sono esibiti fino a questo momento di prendere in mano le ciascuno la propria fisarmonica e di stare pronti. Va bene? Non adesso, dopo l'ospite, di stare pronti perché c'è una sorpresa. Allora, tutti quelli che si sono esibiti stiano pronti con la fisarmonica. Bene, vincitore della Coppa del Mondo, ospite al Madison questa sera, Vladimir Zubitsky. Intanto il benvenuto a Vladimir
e la grazie per essere con noi. Prima mia grande preoccupazione. Non lo so come si dice signore in russo. Che è così? Bene. Grazie. Vede a posto. Ha dato ancora meglio. Ancora meglio. Questo si chiama fare scherzi italiano. Sì. Secondo per sinistra, eh? Sì. Questo secondo microfono per mano sinistra. Allora. Ci vuole l'altra asta? Prendi l'altra asta, sì. Un attimo solo che prepariamo, eh. Questo poi serve dopo perché c'è un'ulteriore sorpresa dopo. Gliela sistemiamo, ecco. Oh, benissimo. Ok. Grazie Carlo. Vladimir, allora, prima mia grande preoccupazione. Vladimir, parli italiano? Sì, un po' parlo. Qui andiamo già bene perché se parlava solo russo ero fregato in pieno. Allora, da quando, dove hai vinto la Coppa del Mondo di fisarmonica? Nel 1975 nel Finlandia, Helsinki. Ad Helsinki in Finlandia nel 1975. Allora, io un po' di fisarmoniche me ne intendo, no? Questa è un po' particolare. Eh? Che fisarmonica è? Cioè, che tipo di fisarmonica è? Questo è fisarmonica con bassi sciolti che non spesso usano nelle liscio. Io mostro subito. Che fa suonare mano sinistra come mano destra. Questa prima, seconda, qua dentro c'è voci russi con grandi piastre che danno suono speciale con timbro abbastanza particolare, tipico russo. Meccanica italiana. Ecco, allora, poi non parlavo italiano, Da quanto tempo abiti in Italia? 5-6 anni io arrivo spesso perché ce li ho molti amici qua in Italia. Quindi vieni ogni tanto in Italia, poi fai concerti in tutto il mondo praticamente. Allora, questa sera abbiamo l'onore e il piacere di averti alla Madison per questo primo gran galà della fisarmonica. Il brano che ci fai ascoltare? Un pezzo che si chiama Rossiniana, un fantasia sul tema di Rossini. Rossiniana, fantasia sul tema di Rossini. Vladimir Zubitsky. Thank you.
Bene, si merita un altro grandissimo, grande applauso. Sì, ma c'è una sorpresa, c'è una sorpresa, c'è una sorpresa. Allora, con Vladimir c'è suo figlio stasera e io vorrei invitarlo qua, ed è Stanislao Zubitsky. Andiamo dalla parte di qua stavolta. Sì. Allora, andiamo da Vladimir. Su. Allora, Vla, tu parli italiano? Un pochino, va bene. Stasera proprio il santo protettore che mi va bene. Allora, Stanislao, quanti anni hai? 17. 17? Da quanto tempo suoni? Quanto tempo è che suoni? Forse 3-4 anni. 3-4 anni, ti ha insegnato lui? No. No, No, io ho frequentato da noi scuola musicale. Prendo la scuola di musica? Qui studia nel conservatorio adesso. E studia al conservatorio, dove? Nel Pesaro. A Pesaro, studia in conservatorio a Pesaro. Allora, che cosa ci fate ascoltare insieme? Noi è arrivato con musica russa famosa che si chiama Danza con le sciabole di Cacciatoriano. Bene, allora mettiamo il microfono qua, lascio questo, no? Facciamo un applauso, Vladimir e Stanislao Zubitsky. Ah, mostra.
E ultimo pezzo, pezzo jazzistico, Snowfall di Ado Rozzi. Salutiamoli con un altro grande, grande, grandissimo applauso, dicendo grazie per essere stati con noi questa sera. Allora, mentre loro ci portano via, per cortesia, le cose davanti, in questo modo, chiediamo a tutti, c'è da fare un annuncio, poi faremo il gran finale. Ci sono due auto da spostare con urgenza, una è targata a Pesaro. C'è una macchina da spostare, targata Pesaro 32 82 72 e una targata Bari 87 96 01 dovrebbe essere, comunque Bari si dovrebbe capire chi è. Poi è stato trovato un porta documenti, soldi ci sono? No, non so se ci guardiamo, ci sono i soldi, vabbè. Allora, Maurizio Palazzi, che si guardi in tasca se hai i documenti o meno. Sono qua. Li abbiamo noi. Ecco, alla cassa li può ritirare. Anche le macchine. Cioè le macchine. Spostare le macchine. Allora, siamo arrivati al gran finale.
adesso vogliamo fare davvero un gran finale a sorpresa. Non lo sanno neanche, non lo sanno neppure i fisarmonicisti. Io vorrei chiamarli tutti qua, vicino a me, con la fisarmonica. E sono Dino Bucciante, Gianluca Berardi, andiamo avanti, Nazareno Belmonte, Oscar Palmieri, Richard Fabbri, stanno arrivando, speriamo di non saltare nessuno, eh? Davide Budellacci, Sirio Sini, Giacomo Rotatori, David Pacini, Giampiero Comanducci, Gianni Valmori, vediamo, li ho chiamati tutti o ne è rimasto fuori qualcuno? Ci sono tutti? Chi c'è? Ecco, spostatevi bene un pochettino più in qua, più in qua anche, più in qua. Dalla, più in qua, venite, non, ecco, vai pure ancora più in qua così, vieni. Nazareno Belmonte c'è. Non ho lo strumento, è chiaro. Stai qua con noi. Ecco, in fila, più in fila, non di lato così, perché abbiamo le riprese. In fila, per bene. Sì, sì, sì. Mettetevi in fila per bene. Per bene, così. Scusate le spalle voi, eh. Va bene? Adesso ci provo, eh. Poi vorrei anche il campione del mondo, Vladimir Zubinskij. Vieni, vieni, Vladimir. Allora, ci vuole lo sgabellino. Dove è finito? Lo sgabello? Ah, deve suonare. Per lui ci vuole lo sgabello, un attimo solo, eh. Lo tieni lì così? Va bene. Oh, bene. Adesso, come gran finale e a sorpresa, mi piacerebbe ascoltare un pezzo fatto da tutti loro insieme. Eh? Va bene? Non abbiamo deciso, non abbiamo concordato il pezzo. Va bene? Per questo gran finale. Però c'è un pezzo che si può fare, che magari si è fatto. C'è un pezzo che viene fatto da tutte le orchestre, sempre, ed è un omaggio al maestro Castellina. Io vorrei ascoltare da tutti voi insieme Tutto Pepe, eh? Va bene? Questo è un classico, è un pezzo base che si può fare anche tutti insieme. Allora, l'importante è chi dà il via. Carlo, lo dà il batterista. Allora, sì. Come? Spostatevi più in qua. Allora, più in qua ancora. Spostati più in là. Più in qua, più in qua, più in qua. Ecco, spostatevi più in qua ancora così. Così, bene. Più in qua ancora. Non fare l'indiano stare fuori cena. Vieni qua. Così. Allora, tu dovevi anche annunciare una cosa mentre loro si preparano. Volevi dire? E volevo dire che Vladimir Zubinskij, che ha composto una decina di opere e sinfonie e lavora al Conservatorio di Mosca, è entrato a far parte della scuola che io dirigo di fisarmonica a San Marino
e si potrà fare un corso di perfezionamento tecnico di scuola di jazz o di musica classica. Naturalmente date una telefonata a chi è interessato, musica ad alto livello, però non è detto che anche chi deve imparare impara, ma impara come si deve. Il mio numero di telefono si trova sempre qua al Madison da Oscar. Bene. E visto il successo di questa manifestazione, sono autorizzato dal maestro Bio Boccosi di Ancona ad organizzare il campionato italiano ufficiale di fisarmonica per musica leggera. Visto che in precedenza non si poteva perché dovevano portare tutti gli orchestrali, ma adesso ci sono le basi, spero di farlo qui al Madison. E noi ci auguriamo di avere un'altra serata così con tanti splendidi professionisti all'altezza della situazione proprio al Madison. Pronti? Tutto Pepe! Bene, grandissimo applauso da parte di tutti, perché credo che sia una cosa unica metterli insieme e fargli fare un pezzo tutti insieme. Rimanete qua con noi, rimanete qua, perché io vorrei qua vicino anche Carlo Zini, naturalmente, poi vorrei il maestro Castellina qua vicino con un grande applauso. Bene. E naturalmente, anche se lui non vuole, io lo voglio qua vicino, il nostro grande amico organizzatore Oscar Gnoli, titolare del Madison. Adesso lo voglio in pista qua vicino, perché è anche merito suo, insieme all'agenzia Novas di Sergio Rossini, insieme alla collaborazione di Mario Zannoni e di Belli Deco, se abbiamo potuto realizzare questa serata. Grazie, ma grazie soprattutto a loro, perché sono stati splendidi davvero. E adesso un piccolo riconoscimento a voi tutti per essere stati con noi in questa serata. Ci sono tre splendide fanciulle che consegnano i premi. Cominciate dall'altra parte, così, perfetto. Ecco, io vorrei ricordarvi ancora loro chi sono
e sono, con l'applauso glielo facciamo veramente perché se lo meritano, e sono Dino Bucciante, Gianluca Berardi, Oscar non andare via, Rossano Semprini, non c'è, Nazareno Belmonte, forza, applauso, applauso, oh, Richard Fabbri, Oscar Palmieri, Davide Budelacci, Sirio Sini, Giacomo Rotatori, David Pacini, Giampiero Comanducci, Gianni Valmori, Vladimir e Stanislao Zubischi. Dov'è Stanislao? Vieni qua. Vieni qua, vicino. Allora. Ecco, tra l'altro c'è una cosa strana, che di solito abbiamo sempre detto che il papà insegnava al figlio a suonare la fisarmonica, lui l'ha fregato, suona di flauto, va bene? È cambiato. Bene. Ci siamo? Allora, abbiamo al maestro Castellina. Bene. Bene. A Oscar. A Carlo Zini, che va a tutta l'orchestra, quindi. Bene. Certo. Allora, Oscar, vieni qua. Insieme, allora, tutti insieme, vorrei chiudere questa serata ringraziando voi presenti al Madison, perché siete stati veramente eccezionali con i vostri applausi, con la vostra soprattutto attenzione. Io ho notato una grande attenzione durante le esibizioni dei nostri artisti questa sera. Grazie. Vieni qua, il bacino. Grazie. Allora, un attimo solo. Grazie. La mettiamo qua, poi la prendiamo. Non fregatemela, La mettiamo e la prendiamo dopo. Va bene, ecco, allora, io volevo ringraziare voi, volevo ringraziare con un applauso anche gli amici che ci hanno seguito su R1 TV, che hanno seguito dal Madison questa serata, quindi applauso anche ai nostri amici telespettatori. Ricordarvi che il Madison è stato rinnovato con una grande pista per ballare, per divertirsi, c'è il ristorante dove si mangia benissimo e poi c'è sempre festa, dal giovedì alla domenica, compresa la domenica pomeriggio. Grazie a tutti voi, grazie a voi, grazie agli amici che ci hanno seguito in televisione, da parte di Ermanno Pasolini, grazie, arrivederci a tutti, grazie.